Questo paese è ricco, ma è ricco di storia, è ricco di tradizioni, è ricco di diversità e noi dobbiamo valorizzare queste tradizioni, queste diversità, non solo ricordandole, ma in realtà vivendole, e credo che sia molto importante non avvilirsi quindi nel solo ricordo degli anni difficili. In Italia l'attività economica sta ancora sostanzialmente ristagnando e lo sta facendo dai primi mesi del 2018, dopo un breve periodo, alcuni anni di recupero, anche a seguito del rallentamento registrato a livello europeo e globale. I segnali che provengono dagli indicatori congiunturali più recenti sono contrastanti. Da un lato abbiamo indagini presso le imprese che suggeriscono ancora attese di una espansione della domanda e le condizioni dei mercati finanziari e creditizi sono sicuramente migliorate. È aumentata la fiducia degli investitori e questo è testimoniato dagli ingenti acquisti di titoli pubblici da parte di non residenti e dal considerevole calo dei loro rendimenti e dei differenziali di interesse nei confronti del Bund. Tuttavia, la stima preliminare dell'Istat indica una flessione del prodotto dello 0,3% nel quarto trimestre e abbiamo appena visto anche i dati molto negativi della produzione industriale in Germania e presumibilmente sono questi dati riflesso non soltanto di una caduta di componenti importanti in interscambio commerciale, ma in realtà anche di movimenti particolarmente volatili, erratici, che riflettono l'incertezza nella domanda finale. Le nostre proiezioni, pubblicate nell'ultimo bollettino economico, precedenti quindi alla diffusione del dato sul PIL, prefigurano una crescita ancora molto contenuta quest'anno, dopo la sostanziale invarianza nel 2019, ma più elevata nel prossimo biennio. Su questo scenario gravano rischi a ribasso rilevanti. Ai fattori di rischio si sono ora aggiunte le possibili ricadute della diffusione del nuovo coronavirus, specie sull'economia cinese che negli ultimi anni è stata uno dei principali motori della crescita mondiale. L'effetto sull'economia italiana delle misure adottate in tutto il mondo per far fronte, per contenere il contagio, non potrà che essere negativo. Sulla base dell'esperienza della SARS, pur originata in Cina, e delle elasticità tra le grandezze macroeconomiche stimate sulla base dei dati storici, l'effetto potrebbe essere temporaneo e contenuto per l'economia europea e quella italiana in pochi decimi di punto percentuale di minore crescita della domanda aggregata. Non si può però escludere un impatto più significativo. Da un lato il peso della Cina è oggi nell'economia globale molto più alto di quello che era circa 20 anni fa. Sul fronte interno, i mercati finanziari per il momento stanno beneficiando del calo dell'incertezza politica, ma non si è ancora riusciti a sconfiggere la cronica vulnerabilità legata alle prospettive di medio termine della finanza pubblica e della crescita economica. Pesano ancora, oltre alle manifestazioni di disaffezione nei confronti del disegno europeo, le incognite sull'attuazione o sulle eventuali misure sostitutive degli aumenti di imposte indirette previsti dalle clausole di salvaguardia per il prossimo biennio, e timori ancora presenti su alcune tendenze della spesa corrente. Vi si aggiungono valutazioni pessimistiche sul potenziale di crescita della nostra economia che presumono una carenza nella capacità di intraprendere le azioni di riforma che possono liberare le risorse produttive del Paese. Sono percezioni che vanno contrastate, migliorando il contesto per l'attività imprenditoriale e per l'innovazione, riducendo l'incertezza, anche l'incertezza normativa che frena gli investimenti privati, fondando interventi in materia di tassazione su una visione complessiva del sistema tributario. Io ho molta difficoltà a comprendere andamenti sequenziali, prima certe imposte, poi altre imposte, poi altre imposte. La necessità, anche per assicurare certezza al gettito, deve essere quella di guardare a questa questione in modo globale, vorrei dire olistico, dando piena attuazione comunque in questo
al programma di investimenti pubblici del governo. Ma resta fondamentale un maggiore sostegno che provenga dalle altre politiche economiche, un sostegno necessario per sostenere la crescita dell'euro ed evitare perpetuarsi il livello straordinariamente basso dei rendimenti di mercato, che riflette principalmente l'insufficienza della domanda per investimenti rispetto all'offerta di risparmio. Il Consiglio direttivo ha avviato una revisione della propria strategia di conduzione della politica monetaria. La revisione, come è stato annunciato, sarà svolta attraverso analisi approfondite, con spirito di apertura. Dovrà valutare se ci sono elementi che richiedono un aggiustamento, considerando che un quadro di profondi cambiamenti strutturali nel mondo, nell'area dell'euro, le sfide connesse con gli attuali bassi livelli di inflazione sono diverse rispetto a quelle ormai storiche legate a un'inflazione elevata. Come dicevo, il modello lezionario di attività bancaria ha ormai rendimenti contenuti per ragioni non solo congiunturali. Ne risentono soprattutto le banche di piccola e media dimensione, che faticano a rafforzare i bilanci per via dell'incidenza dei costi e delle difficoltà di accesso al mercato dei capitali. Sono necessarie consistenti economie di scala e di scopo per finanziare con profitto l'economia reale. Ottengono risultati migliori, come è noto, gli intermediari specializzati che si dedicano alla gestione del risparmio, alla distribuzione dei prodotti finanziari attraverso l'utilizzo di reti di promotori o che operano prevalentemente nei comparti del leasing, del factoring e del credito al consumo. La riforma del credito cooperativo è stata concepita con il fine di conseguire i guadagni di efficienza e le economie di scala necessarie per affrontare le sfide connesse con la trasformazione del mercato bancario, preservando al contempo, contrariamente a quello che a volte si legge, lo spirito mutualistico delle BCC. Le attività finanziarie delle famiglie ammontano a circa 4.400 miliardi, 2,5 volte il PIL. È un valore elevato nel confronto con i paesi dell'Europa continentale, Francia, Germania, Spagna, ma inferiore a quello registrato nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Circa un terzo della ricchezza delle famiglie è investito in depositi circolante, un terzo in strumenti di risparmio gestito, un terzo direttamente in azioni e obbligazioni pubbliche e private e in altre attività. La quota di deposito circolante, scesa al 23% nel 2000, è gradualmente risalita, riflettendo il calo dei tassi di mercato e le prospettive incerte dell'economia. Nello stesso periodo, la quota del risparmio gestito, che offre strumenti grazie ai quali è possibile ottenere un grado di diversificazione dei rischi maggiore di quello tipico dell'investimento diretto sui mercati, ha registrato un analogo aumento. La parte di ricchezza affidata dalle famiglie agli investitori istituzionali rimane tuttavia ancora inferiore di 10 punti percentuali alla media dell'area dell'euro e agli Stati Uniti, di 30 rispetto al Regno Unito. E qui gioca un ruolo importante la maggiore rilevanza da noi della previdenza pubblica. La vigilanza che la Banca d'Italia svolge si avvale del contributo delle filiali e da un lato promuove il rafforzamento degli assetti organizzativi e di governo societario e dei sistemi di controllo del rischio di questi intermediari e dall'altro gestisce i casi di difficoltà richiedendo interventi di riassetto finanziario, patrimoniale, strategico e organizzativo. Nei casi più gravi ricorriamo a misure sanzionatorie restrittive fino all'adozione di provvedimenti straordinari. Nella gestione delle crisi l'obiettivo è di evitare che l'uscita dal mercato degli operatori avvenga in modo disordinato e con gravi ripercussioni per investitori e controparti. Non controlliamo e non possiamo controllare coloro che offrono servizi finanziari abusivamente, senza chiedere autorizzazioni e sfuggendo alle regole. Rammento tuttavia che in un'apposita sezione del nostro sito internet sono pubblicati sia gli elenchi degli intermediari autorizzati, sia le liste di quelli cancellati o colpevoli di attività abusive.
È continuo il confronto con le autorità e le istituzioni impegnate nell'azione di contrasto dell'abusivismo e della diffusione di strumenti finanziari congegnati al solo scopo di eludere i vincoli regolamentari, anche approfittando delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Le società che gestiscono le infrastrutture dei mercati finanziari italiani sono inserite in un gruppo che fa capo alla Borsa di Londra, ormai insediato al di fuori dell'Unione Europea. Questo gruppo è oggetto di un'importante operazione di acquisizione, il cui perfezionamento è atteso nella seconda metà dell'anno, che ne estenderà la sfera di interesse alle attività di fornitura e analisi di informazioni finanziarie. Si collocherà fra i principali operatori del settore a livello globale. Nell'esercizio delle prerogative assegnate dall'ordinamento, le autorità italiane seguono con attenzione gli sviluppi dell'operazione. Le sue implicazioni per le società controllate in termini di governance, assetti organizzativi, equilibri finanziari e indirizzi strategici non dovranno pregiudicare la tutela degli obiettivi di pubblico interesse. In un paese come il nostro, caratterizzato da procedure di recupero dei crediti particolarmente lunghe, le nuove prassi europee in materia di prestiti deteriorati hanno stimolato lo sviluppo di un'industria non bancaria per la loro gestione. È essenziale che quest'ultima sia efficiente, a beneficio di coloro che vi investono e delle banche. Va prestata attenzione nelle fasi successive alle cessioni o alle cartolarizzazioni di sofferenze. Sono determinanti la professionalità, la correttezza, la robustezza organizzativa e patrimoniale delle società incaricate di curare lo svolgimento delle operazioni, i cosiddetti servicer. La vigilanza ha di recente avviato un approfondimento volto a valutarne la performance e a verificare la complessiva efficacia dell'attuale quadro regolamentare e di supervisione. Le opportunità che la rivoluzione digitale mette a disposizione dell'industria finanziaria vanno tanto nella direzione di contenere l'incidenza dei costi quanto in quella di consentire l'investimento delle economie così conseguite nello sviluppo di prodotti e servizi che soddisfino meglio le esigenze della clientela. Si tratta di un impegno che richiede che siano sempre e soprattutto assicurati, nel pieno rispetto dei doveri di correttezza e trasparenza dei comportamenti, la sicurezza informatica e il controllo dei rischi cibernetici, per i quali continuano a essere richiesti opportuni investimenti. Con riferimento infine all'impatto dei cambiamenti climatici, si sta intensificando la riflessione su come adeguare la prassi di controllo e gestione dei rischi all'esposizione degli attivi a fenomeni naturali estremi, anche su orizzonti temporali più lunghi di quelli attuali. Ma come ha osservato la Presidente Moratti, le sfide poste dai cambiamenti climatici possono anche tradursi in rilevanti opportunità. Nel contesto regolamentare e macroeconomico venutosi a creare nell'ultimo decennio, individuare soluzioni per le situazioni di difficoltà delle piccole banche è divenuto più arduo. L'azione di vigilanza, anche sulle banche di piccola dimensione, è intensa. È condotta nell'ambito dei poteri assegnati all'autorità di controllo e nel pieno rispetto della natura di impresa dell'attività bancaria. E con riferimento alla funzione di supervisione che è svolta dalla Banca d'Italia, abbiamo letto di recente, tra l'altro, ricostruzioni che segnalerebbero cose come un'estrema condiscendenza dei vertici dell'istituto nei confronti di una banca, si parla della Banca Popolare di Bari, o conflitti di interesse nell'autorizzare acquisizioni nell'ambito di operazioni di estinzione dell'esposizione debitoria della banca oggetto di acquisizione, in questo caso Tercas, verso la Banca d'Italia per operazioni di liquidità di emergenza. Come abbiamo chiarito nelle informazioni dettagliate che abbiamo pubblicato sul sito della Banca d'Italia, le operazioni in discorso, che sono note come il credito di ultima istanza, sono effettuate nel pieno, assoluto rispetto di stringenti regole emanate dall'aerosistema che ci siamo dati nell'aerosistema proprio per evitare rischi quali quelli che si potrebbero leggere sui giornali. E
rappresentano funzioni essenziali di ogni banca centrale. Si tratta di uno strumento di intervento doveroso a favore di banche con tensione di liquidità, ma non insolventi. Queste operazioni sono assistite da adeguate garanzie, non rappresentano perciò un rischio significativo, anzi rischio praticamente nullo, di controparte per la banca centrale. Hanno durata necessariamente limitata nel tempo. Nel caso di specie, queste garanzie sono state trasferite alla Popolare di Bari, che ha fornito il finanziamento verso Tercas senza alcun aggravio in termini di rischio. Quando la stessa Popolare di Bari ha acquisito Tercas sulla base di una propria autonoma scelta imprenditoriale, come già è stato precisato dalla Banca d'Italia, la vigilanza ha autorizzato l'operazione nell'esercizio di funzioni istituzionali di supervisione e nel pieno rispetto del relativo quadro normativo. Ora, ipotizzare un conflitto di interessi fra un'operazione di banca centrale, l'ELA, e una funzione di vigilanza prudenziale, misure che in entrambi i casi attuano doveri e compiti istituzionali strettamente regolati dal quadro normativo europeo e nazionale, utilizzando categorie e concetti propri delle operazioni bancarie, quali conflitti di interesse, appare francamente di difficile, anzi per me impossibile, comprensione. Quanto all'estrema condiscendenza dei vertici, altrettanto francamente considero una tale insinuazione non solo del tutto priva di fondamento, ma altamente offensiva. E l'azione di vigilanza tiene conto quanto più possibile del contesto economico e di mercato in cui gli intermediari operano, nonché delle difficoltà sia nei processi di ristrutturazione e risanamento delle banche, sia nella gestione delle crisi. Come ho più volte sottolineato, con l'entrata in vigore della nuova cornice regolamentare europea, in assenza di investitori interessati ad acquisire il compendio aziendale, l'unica strada praticabile in caso di crisi è quella della liquidazione atomistica con distruzione di valore e rischi di contagio. Nel gestire i casi di difficoltà si utilizzano e si dosano con cura tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione dell'autorità di controllo. L'intensità delle misure correttive imposte agli intermediari è strettamente commisurata al grado di deterioramento delle situazioni aziendali. Gli interventi di successo non finiscono sui giornali. Sono la maggioranza, ma non possono essere la totalità. Il ricorso all'amministrazione straordinaria è il più intrusivo tra gli interventi di vigilanza al luogo quando la gravità del deterioramento la richiede. L'esperienza mostra che nella maggior parte dei casi l'amministrazione straordinaria è uno strumento efficace, in grado di favorire il rilancio dell'intermediario o di evitare soluzioni traumatiche delle crisi. Anche gli interventi preventivi dei fondi di garanzia volti a evitare l'insorgere di crisi hanno rappresentato e continuano a rappresentare un importante strumento di tutela della stabilità. Sono esplicitamente previsti dalla legislazione europea, che stabilisce un'ampia serie di presidi per evitare che nel farvi ricorso si utilizzino risorse destinate obbligatoriamente alla copertura dei depositi protetti, sino alla soglia europea di 100.000 euro, in violazione delle regole sugli aiuti di Stato. La natura privata dei fondi italiani rappresenta un'ulteriore garanzia di un'accurata e prudente valutazione del rispetto del principio del minore onere, secondo il quale gli interventi alternativi al rimborso dei depositi possono essere attuati solo se il loro costo per i fondi, costo complessivo, non solo quello diretto, è inferiore a quello che si produrrebbe in caso di liquidazione. Nella gran parte dei casi gli interventi preventivi hanno consentito di gestire con successo le situazioni di difficoltà. Abbiamo in più occasioni sottolineato come sia necessario dotare il regime europeo di gestione delle crisi bancarie di procedure che consentano di accompagnare in modo ordinato l'uscita dal mercato degli intermediari, per cui non si ravvisi un interesse pubblico all'attivazione della risoluzione.
Le norme oggi in vigore individuano responsabilità definite e distinte per l'autorità di controllo, assegnando alla Banca d'Italia la protezione degli utenti dei prodotti e servizi bancari, i depositi, gli impieghi e di pagamento, alla Consob quella dei consumatori di servizi di investimento, all'IVAS quella dei fruttori di prodotti assicurativi, all'autorità antitrust la tutela del consumatore in generale. La contiguità delle responsabilità delle funzioni delle diverse autorità sempre più ci richiede di rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni. È un'attività indispensabile in un contesto in cui le caratteristiche degli strumenti finanziari tendono a mutare rapidamente e la loro stessa natura può assumere contorni non facilmente classificabili, rendendo complessa la definizione precisa di regole e ambiti di controllo. Va superata la visione antitetica degli obiettivi della vigilanza di stabilità e di quella di tutela. La qualità dei servizi offerti e le buone relazioni con la clientela costituiscono infatti un fattore qualificante per rafforzare la fiducia negli intermediari e per questa via la competitività, la redditività e la solidità degli stessi. È una chiara lezione che abbiamo tratto dall'esperienza di questi ultimi difficili anni. Le sfide sulle quali mi sono soffermato e gli impegni che ne derivano riguardano tutti. Le autorità di controllo devono favorire e accompagnare l'adattamento del sistema finanziario al nuovo contesto economico e regolamentare, ai cambiamenti tecnologici e climatici. In Europa va completata l'unione bancaria, prevedendo innanzitutto strumenti adeguati per la gestione ordinata delle crisi di tutti gli intermediari. Va anche definito un percorso per l'introduzione di un sistema genuinamente comune di assicurazione dei depositi. Vanno evitate iniziative che possano risultare procicliche o mettere a rischio la stabilità finanziaria. Come ho osservato altre volte, per completare l'unione economica e monetaria e per rendere più efficace l'azione dell'eurosistema occorrono anche una maggiore integrazione dei mercati dei capitali e una politica di bilancio europea. Al conseguimento di questi obiettivi contribuirebbe in modo determinante l'introduzione di un titolo di debito comune da considerare privo di rischio, come nelle altre principali economie avanzate. In Italia gli intermediari devono procedere con decisione nell'adeguamento agli assetti di governance, delle dotazioni tecnologiche, dei modelli di attività. Vanno perseguiti livelli di redditività ed efficienza tali da garantire la capacità di attrarre capitali dal mercato e di sostenere l'attività economica. Ma né gli intermediari né le banche centrali possono da soli creare la crescita. Per raggiungere un sentiero di espansione stabile più elevato servono politiche economiche che guardino oltre l'orizzonte annuale del bilancio pubblico. La definizione di un quadro organico di riforma entro il quale inserire i singoli interventi può da sé fornire un impulso espansivo, riducendo il deficit di fiducia che pesa ancor più di quello dei conti pubblici sul rendimento dei titoli di Stato e sull'iniziativa privata. Il ritorno a una crescita duratura va perseguito rispettando le compatibilità ambientali, finanziarie e sociali. Grazie.